Ma insomma, questa crisi ovviamente lascia dei margini di ambiguità, no? Ritiri i ministri, però voti i provvedimenti. Io credo che non rincorreremo tutti quanti, diciamo, queste volute di fumo renziane. Qui bisogna andare alla chiarezza, e la chiarezza pretende una cosa: mettere in sicurezza le misure per il paese. Questo è. Non facciamoci distrarre da altro. Qui bisogna, certo, sono i poveri fan, c'è da fare lo scostamento di bilancio per fare un'altra legge ristori, che c'è un sacco di gente nei guai. Dopodiché c'è anche la crisi politica. Però bisogna ricondurre tutto questo in Parlamento con una tempistica che consenta sia di mettere in sicurezza le misure di cui l'Italia ha bisogno, e si può fare in alcuni giorni, e sia di prendere atto che c'è una crisi politica che va risolta politicamente, vedendo, secondo i percorsi che il Quirinale detterà, vedendo quale può essere poi, diciamo, un passaggio parlamentare per diciamo, per mettere chiarezza sulla situazione. Di mio dico che, così è, da osservatore prima ancora che da protagonista, che Conte è un punto di equilibrio in questa situazione, sia nei rapporti di forza parlamentari e sia nel Paese. Io credo molto, molto difficile che possano esserci soluzioni al di fuori di questo concetto. Può piacere o non piacere, ma è così. Ma Conte quindi potrebbe andare avanti con dei responsabili.